Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi voglio rispondere ad una domanda che mi è stata fatta, ossia, ma se io volessi caricare più peso nelle dip, come potrei andare a fare? Tra l'altro, ho visto recentemente un video di un ginnasta che si chiama Maku Vatila, che è famoso per essere molto forte, e praticamente al peso, mi pare, di 71 kg, 72, fa una dip con 120 kg aggiunti. Allucinante, e tipo riesce a fare la panca con 143 kg, che per uno che non l'allena e per come l'ha fatta da culo lui la panca, è un risultato non indifferente. Comunque, torniamo a noi. La domanda che mi è stata fatta è: nel momento in cui voglio spostare più peso nelle dip, quale assetto dovrei andare a mantenere? Punto di domanda. Come dovrei scendere? Come deve essere la traiettoria? Come deve essere le spalle? Di cosa devo curarmi? Logicamente, quando normalmente andiamo a fare le dip, noi cerchiamo un po' quella soluzione per spingerci via e basta. È un po' come la prima volta che fai la panca e non sai qual è la tecnica, invece di cercare l'assetto migliore pensi semplicemente a spingere via il peso, ed ecco che recluti maggiormente tutti i muscoli che antepongono la spalla, magari recluti il gran dentato, il piccolo pettorale, lavori tanto di spalla, di tricipite, e magari non vai a reclutare bene il pettorale. Lo stesso identico discorso potremmo fare anche per le dip, nel senso che se io volessi spostare più peso, a me converrebbe cercare di far lavorare i muscoli più grossi. Nel momento in cui noi andiamo ad eseguire un movimento completamente verticale, tendiamo ad utilizzare maggiormente le spalle e i tricipiti. Nel momento in cui noi invece andiamo ad eseguire un movimento leggermente più spostato in avanti, andiamo a reclutare maggiormente, per esempio, il lavoro della spalla, e in base all'assetto delle scapole possiamo reclutare anche maggiormente il pettorale. E qui c'è la nota importante. Se il muscolo che può spostare di più è il pettorale, io dovrei cercare di andare ad utilizzare un assetto che mi permette di reclutarlo maggiormente. E quindi, esattamente come succede per la panca, io dovrei sempre cercare di mantenere la depressione e l'adduzione delle scapole, che non deve essere necessariamente correlata ad un elevatissimo sbilanciamento in avanti, perché più mi sbilancio in avanti, se voi pensate ai planche push up, più il movimento richiede forza nelle spalle per andare a mantenere anche lo sbilanciamento, perché non è che noi possiamo tenere le mani ferme dove sono, continuiamo a sbilanciarci in avanti e non succede niente, la spalla lavora sempre uguale, questo non succede. Quindi sicuramente un po' di sbilanciamento in avanti per fare in modo che la salita non sia perfettamente dritta, le scapole addotte e depresse durante tutto il movimento ci permette di reclutare in maniera pettorale. Ora, un'altra cosa che vi consiglio, che io ho provato, non è pensare a stendere il gomito, ma voi dovete pensare a produrre una flessione scapolo-omerale. Mi spiego, vado un po' indietro così potete vederlo, quindi adesso vado nell'angolo e vi faccio vedere. Quindi prima vi faccio vedere cosa vuol dire pensare solamente a distendere l'omero, poi cosa vuol dire pensare a fare una flessione scapolo-omerale. Quindi, ok, stendo il gomito, penso a fare questo e basta. Ok, quando penso a fare una flessione scapolo-omerale, devo pensare a fare questo movimento. E io vi chiedo di provarlo quando fate le dip, e vi assicuro che la sensazione di attivazione del petto è completamente un'altra cosa. Ok? Ciao ragazzi!